Trovato morto il 65enne scomparso a Fossombrone, il corpo senza vita è stato rinvenuto in un terreno dietro allo stadio dopo serrate ricerche con droni e cani molecolari. Controlli antidroga della polizia a Fano, sequestrate diverse dosi di sostanze stupefacenti, uno studente segnalato alla prefettura. A Camminate di Fano riapre la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo. Dopo i lavori di manutenzione straordinaria, il luogo di culto torna alla sua piena funzionalità. Si riparte domenica con la Santa Messa delle ore 10. Iannacci, Crepè, Caressa, Cirri e De Zan, grandi ospiti alla rassegna letteraria di Mondolfo Come un libro all'aperto. Marino Bartoletti sarà il presidente onorario della manifestazione. Concluso con grande successo il progetto Crescere nella cooperazione, promosso dalla Federazione Marchigiana delle BCC e rivolto alle scuole del territorio. 16 le classi che hanno partecipato all'iniziativa. Una domenica all'insegna della musica, in arrivo cori da tutta Italia nella Città della Fortuna per il concorso organizzato in occasione del 50° incontro internazionale polifonico Città di Fano. Venerdì 9 giugno, benvenuti a Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Lo avete sentito dei titoli, purtroppo si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Graziano Cheli, 65 anni, di Fossombrone, trovato morto dopo ore di ricerche iniziate ieri quando la moglie ne aveva denunciato la scomparsa. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione in via Morandi, lasciando a casa documenti e cellulare. La prefettura aveva attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e sul posto sono intervenuti il 118, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale. Volontari e forze dell'ordine hanno setacciato la zona senza sosta con droni e cani molecolari. Fino alla tragica scoperta. Il corpo senza vita del pensionato è stato rinvenuto in un terreno adiacente a via della Conserva, dietro allo stadio. Sembra che non ci siano dubbi sul fatto che si tratti di un suicidio. E purtroppo ieri sera un altro uomo di 66 anni si sarebbe tolto la vita a Mondolfo. Il suo corpo è stato ritrovato in un casolare abbandonato vicino ad un terreno di sua proprietà in via Rio Vaccaro. Proseguono sul territorio di Fano i controlli effettuati dagli agenti del commissariato diretti da Stefano Seretti, che in collaborazione con la polizia locale e l'ausilio dei cani antidroga hanno controllato la zona del Pincio, eseguite verifiche anche a bordo di diversi autobus oltre ai mezzi in transito fermati nel parcheggio situati nelle vicinanze del Ponte Metauro. Nel corso dei controlli gli agenti hanno trovato alcune dosi di stupefacente che sono state sottoposte a sequestro. Inoltre uno studente maggiorenne è stato segnalato alla prefettura perché trovato in possesso di hashish. E domenica riapre la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Camminate di Fano. Stamattina Simona Zonghetti ha intervistato Monsignor Alessandro Pierotti, che ha illustrato gli interventi eseguiti e la storia di questo luogo di culto tanto caro alla comunità. Sentiamo. Abbiamo la gioia di poter rivivere in questo luogo così significativo per Camminate. Ecco, un momento bello nella festa del Corpus Domini. Torna alla sua piena funzionalità la chiesa di Santi Giacomo e Filippo di Camminate, che dopo i lavori di manutenzione straordinaria riapre domenica 11 giugno con la Santa Messa delle ore 10. La chiesa era stata chiusa lo scorso novembre e per consentire i lavori di messa in sicurezza del soffitto, la celebrazione eucaristica era stata officiata nell'ormai ex capannone attiguo ristrutturato alcuni anni fa. Per l'intera comunità, la ritrovata disponibilità dell'unico luogo di culto a disposizione della frazione di Camminate e del territorio circostante è un momento di grande gioia, come sottolineato da Monsignor Alessandro Pierotti. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla generosità del vescovo uscente Armando Trasarti, al contributo della BCC e alle libere offerte della gente. Questa chiesa, così com'è, è stata consacrata nel 1890.
una costruzione curata dall'allora parroco, che a un certo punto ha seguito un po' lo stile classico, servendosi dell'ingegnere Innocenzi. Ha una storia legata alla comunità stessa. È una storia comunque che è molto lunga nel tempo, si rifà addirittura all'epoca dei Malatesta, che dal 1350 al 1470 avevano qui un castello e una tenuta di caccia e avevano costruito una chiesa, diciamo, intitolata in un primo momento a San Giovanni e poi ai Santi Filippo Giacomo, che era il titolo di una chiesa di Fano demolita per motivi militari e quindi il titolo fu trasferito qui nella chiesa di Camminate. E in questi ultimi anni che tipo di lavori sono stati eseguiti? In questi ultimi anni dunque sono stati eseguiti alcuni lavori di rafforzamento del tetto e delle strutture principali della chiesa, poi lavori interni, diciamo, di manutenzione, di abbellimento, di colore, eccetera. La chiesa è dotata di vari quadri, un organo che è stato acquistato nel 1898 dall'allora parroco, dalla chiesa di San Silvestro di Fano, poi un quadro dedicato al transito di San Giuseppe, che è una copia del quadro che è giù a San Paterniano, un quadro di Sant'Antonio, poi abbiamo un quadro che ci narra la vicenda di San Paterniano con i suoi compagni, che è vissuto nel colle di Sant'Angelo, e poi un quadro che è la Madonna del Rosario con i misteri, ecco, messi attorno, appunto, come aiuto per i fedeli, ecco, per la preghiera dei fedeli. Il crocifisso è una scultura in legno, non sappiamo chi è l'autore, comunque è molto valorizzato e molto pregiato. Poi abbiamo il quadro della Sacra Famiglia, anche qui di autore ignoto, ma che, diciamo, dà una linea molto bella, ecco, al quadro della Madonna, di Gesù, di San Giuseppe, insomma, ed è una immagine particolarmente venerata qui nella parrocchia di Camminate. Opere che potranno essere ammirate nuovamente appunto da domenica, invitiamo tutti i fedeli a partecipare. Senz'altro, ecco, possiamo godere di questo bene che abbiamo e dobbiamo imparare anche a valorizzarlo, ecco, veramente, ecco. Nonostante le difficoltà, la famiglia resta il luogo dell'accoglienza e della crescita armoniosa del bambino. Mobilitare il potenziale educativo della comunità è soprattutto un'azione di giustizia sociale perché previene le diseguaglianze e la povertà culturale ed economica. Con queste parole, questa mattina, l'assessore al welfare di comunità e dell'ambito sociale numero 6 Tinti, insieme alla coordinatrice Galdenzi e alla dottoressa Giorgetti dell'AST, ha introdotto una campagna di sensibilizzazione dal titolo Sei accolto, che ha per oggetto i minori in difficoltà. Sentiamo tutti i dettagli nelle interviste di Massimo Foghetti. L'ambito sociale questa mattina ha presentato due modi per venire incontro ai minori in stato di necessità: l'affido familiare e la vicinanza solidale. Di che cosa si tratta in modo particolare e perché c'è grande necessità, soprattutto di affido familiare? Sì, sono due strumenti, due percorsi importanti. Ci sono tanti casi, insomma, di bambini che vivono anche condizioni di vulnerabilità, di fragilità, di difficoltà. L'ispirazione di tutto il lavoro è una visione ecologica, cioè il bambino al centro, e va considerato l'ambiente di vita, il contesto territoriale in cui si trova ad avere legami, relazioni, percorsi di crescita. E noi abbiamo bisogno di far sentire le istituzioni più vicine, accompagnare le famiglie, far conoscere e rafforzare la cultura della solidarietà. Dall'altra c'è invece un'esigenza forte, che è quella di vincere delle diffidenze, vincere delle preoccupazioni, delle paure, e soprattutto affermare il fatto che la famiglia resta, nonostante tutte le difficoltà e le incertezze, un luogo, uno spazio di accoglienza. Che differenza c'è tra l'affido familiare e la vicinanza solidale?
L'affido familiare è sicuramente un intervento più strutturato che solitamente viene attivato dal servizio quando c'è già una segnalazione che arriva al servizio per una fragilità di una famiglia e quindi c'è una, come dire, una valutazione, un accompagnamento più importante, per cui le famiglie che si candidano poi a essere affidatarie sono famiglie che si prendono una, come dire, una dimensione di accoglienza forse più importante in termini di ore, di disponibilità. La vicinanza solidale invece è uno strumento più leggero, quindi è una disponibilità magari anche di poche, di una mezz'ora o di un'ora che risolve un tema molto semplice ad una mamma magari che ha un prolungamento di orario di lavoro rispetto a quando escono da scuola i bambini, ma che quella mezz'ora in cui glielo vanno a prendere, glielo accudiscono, lo aiutano a fare i compiti, gli risolve un grande problema della quotidianità. Quindi per la vicinanza solidale ci rivolgiamo a tutta la popolazione, a chiunque abbia qualcosa del proprio tempo da poter donare, fosse anche una piccola cosa. Il Comune di Pesaro ha revocato il divieto di balneazione imposto tramite l'ordinanza di ieri in due aree di Baia Flaminia e alla foce del Genica. Il nuovo provvedimento, adottato questa mattina, fa seguito ai campionamenti e alla comunicazione di ARPAM che ha eseguito le analisi, dalle quali risultano valori nella norma. Ad Apecchio invece è stata conclusa la prima fase di ristrutturazione degli antichi lavatoi nei pressi del borgo di Chitocci a Serravalle di Carda. Questa parte dei lavori, come ha spiegato il Comune, è stata finanziata con i fondi SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne. Ora si sta predisponendo il completamento dell'intervento con la sostituzione della copertura. Ad Urbino è stato presentato un nuovo servizio di linea targato Adriabus per alleggerire il traffico all'interno delle mura della città ducale. Il nuovo e importante collegamento sarà attivo da lunedì 12 giugno. Favorire una mobilità più sostenibile e funzionale all'interno della città ducale. Con questo scopo nasce Urbibus, il nuovo servizio di linea che collegherà le porte storiche di Urbino con una frequenza di 15 minuti. Abbiamo lavorato su un progetto che è quello di permettere attraverso una navetta che ha una frequenza di 15 minuti il passaggio per la città di Urbino a tutte le porte storiche. Quindi dal parcheggio di Santa Lucia la navetta Urbibus partirà e toccherà le porte storiche della città, permettendo alla gente, ai nostri clienti, di salire o scendere e poi accedere al centro storico della città a piedi. Questo non significa che abbandoneremo il centro storico dal mezzo pubblico, lo alleggeriremo semplicemente, nel senso che ci sarà comunque una linea che a Urbino, la linea 3 in particolare, entrerà nel centro storico e farà le fermate come in Piazza della Repubblica, quindi chi vorrà potrà comunque accedere al centro con il mezzo pubblico, ma non avremo più la frequenza e la permanenza di tanti mezzi continuativi all'interno appunto della ZTL, perché ci sarà semplicemente un mezzo. Urbibus invece sarà all'esterno del centro storico e fornirà appunto questo servizio mirato per Urbino. Il costo del biglietto è quello del biglietto urbano, 1,35 € per 60 minuti di utilizzo e sarà acquistabile nelle biglietterie o nei tabacchi, ma soprattutto vogliamo suggerire alla nostra clientela di scaricare e utilizzare la nostra app Adriabus, che consente effettivamente di acquistare il biglietto in formato digitale e poi, come vedrete anche sulle porte della linea Urbibus, del nostro mezzo, di convalidarlo direttamente grazie a un QR code che abbiamo posizionato su tutti i mezzi. Urbibus diventa così un collegamento importante e destinato ad affrontare l'ultimo miglio per l'ingresso in città, dopo essere arrivati in auto o in autobus nelle strutture di approdo ad Urbino. Questa linea ha la caratteristica di toccare tutti i parcheggi della città e quindi integrare come sistema di trasporto sia la mobilità privata che quella pubblica. Chi arriva in auto parcheggia e nell'arco di 15 minuti al massimo riesce a prendere l'autobus per fare il giro delle mura, o chi arriva direttamente con un mezzo pubblico dal resto della provincia al parcheggio Santa Lucia c'è il nodo di scambio e quindi può spostarsi con tutta tranquillità. La proposta dell'azienda Adriabus coniuga due esigenze rilevate dai cittadini: il miglioramento dei collegamenti e la riduzione del passaggio
l'utilizzo dei bus in Piazza della Repubblica al fine di consentire una permanenza in sicurezza nei pressi immediati del centro. Il nuovo servizio di linea Urbibus sarà attivo dal prossimo 12 giugno. E questo è funzionale anche a togliere il traffico al centro storico, ma dando il servizio, appunto, rimarrà la linea 3, come è stato detto, l'unica linea che entrerà in piazza, che però potrà captare i cittadini che parcheggiano tutti intorno alla città e quindi ci possono agevolmente entrare in città. Fa parte di un piano della nuova gestione del sito UNESCO, che la sovrintendenza anche loro ci sollecitano di togliere il traffico al centro storico, e togliamo questi pulmini che spesso anche vuoti, perché chiaramente non sempre ci sono gli utenti, che circolano in fila in Piazza della Repubblica in alcuni orari. Questa è una cosa che chiaramente non è decorosa, perché la città è una città, diciamo, di dimensioni piccole dentro le mura, però che ospita tanti studenti, tanti turisti, specialmente nei periodi estivi, e quindi crea chiaramente disagio il fatto di avere le macchine e i pulmini. Presentata la seconda edizione della rassegna letteraria di Mondolfo dal titolo Come un libro all'aperto, in programma nel mese di giugno e luglio. Tra gli ospiti presenti, Iannacci, Crepè, Caressa, Ciri e De Zan, Marino Bartoletti sarà il presidente onorario della manifestazione. Vediamo. Dopo il successo dello scorso anno, torna in uno dei borghi più belli d'Italia la seconda edizione di Come un libro all'aperto, la rassegna letteraria diffusa nel territorio e nel tempo tra le vie, luoghi suggestivi e piazze di Mondolfo e Marotta. Ricco il calendario di appuntamenti e numerosi gli autori di grande rilievo a livello nazionale nel panorama della narrativa, del giornalismo, della saggistica, dello sport e della musica. L'evento, patrocinato dalla Regione Marche, si svolgerà dal 14 al 17 giugno e il 3, 6, 7 e 8 luglio. Il tema di questa seconda edizione è raccontare e raccontarsi, quindi le storie come possibilità per conoscere, scoprire, riconoscersi e quindi identificarsi. Partiremo dal 14 di giugno con Marino Bartoletti, che è un grandissimo ritorno, perché verrà a raccontarci il terzo libro della sua trilogia, La discesa degli dei. Poi avremo diversi altri autori, come ad esempio Davide De Zan, che verrà a raccontarci il suo libro Pantani per sempre, e poi altri ospiti come Massimo Cirri e Chiara D'Ambros, poi altri come ad esempio Paolo Crepè, Fabio Caressa e, andando avanti, Fabio Genovesi. E per chiudere poi l'8 luglio in Piazza del Comune ci sarà anche una serata spettacolo, una serata musicale con Paolo Iannacci ed Enzo Gentile, che verranno a presentare in un mix tra musica e parole il libro Enzo Iannacci, ecco tutto qui. Perché la rassegna sarà anche un'occasione per ricordare due anniversari importanti, i 50 anni dalla morte di Pablo Picasso, con il libro di Michela Tanfoglio, Picasso, la mala arte, e appunto i 10 anni dalla morte di Enzo Iannacci. Verrà anche conferito il premio, la prima edizione del premio Come un libro aperto ad Enzo Iannacci e Paolo Gentile, proprio per l'opera su Enzo Iannacci. Presidente onorario della rassegna di quest'anno, Marino Bartoletti. Sì, non avrei mai pensato di diventare presidente più o meno onorario di questa manifestazione, però lo scorso anno, quando presentai il mio libro Piazza Marotta, nacque un feeling talmente importante che alla fine non ho trovato argomenti per dire di no. Quando mi è stato chiesto questo impegno l'ho fatto con grande piacere. Avrò due volti, anzi tre a questo punto, oltre a quello di presidente, quello di intervistato per La discesa degli dei, che è il mio hit di quest'anno, e poi io stesso farò tre serate per le quali ho contribuito a procurare anche gli ospiti, che sono perfettamente complementari in una rassegna che veramente ha della complementarietà e dell'alto livello le sue caratteristiche principali. La piazza del paese, il chiostro di Sant'Agostino, i giardini della Rocca, piazza dell'Unificazione e il molo di Marotta sono solo alcuni dei luoghi dove gli autori dialogheranno a stretto contatto con il pubblico. Il programma completo è visibile sul sito del Comune di Mondolfo e sulla pagina Facebook della manifestazione. Siamo soddisfatti come amministrazione comunale per come questa rassegna continua a crescere, riscuotendo l'adesione di figure importanti del panorama culturale italiano,
e quest'anno, oltre ad ospiti di grande rilievo, abbiamo fortemente voluto Marino Bartoletti, che ringraziamo, l'abbiamo voluto come presidente onorario della rassegna, e con la sua presenza darà ancora maggiore valore e prestigio a questa iniziativa culturale diffusa. E siamo certi che il pubblico premierà la qualità delle storie, degli autori e di chi dialogherà con loro. L'edizione 2023, che si svolgerà a giugno e luglio, avrà tra gli ospiti di spicco Iannacci, Crepè, Caressa, Cirri, De Zan e tanti altri ospiti. Fondazione Maruzza, impegnata da oltre 20 anni nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, insieme ad altre associazioni farà tappa a Fano per la ciclopedalata del secondo Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche. Il ritrovo è previsto alle ore 16 di fronte all'ex ospedaletto in via Tazzoli 15, per poi proseguire in diversi quartieri della città. L'intento è quello di diffondere corrette informazioni su cosa siano, come funzionano e a che cosa servono queste cure, andando a sfatare pregiudizi e false credenze che incidono negativamente sulla richiesta di assistenza da parte delle famiglie. Invece domenica 11 giugno, con partenza da Fossombrone alle ore 10.30, si terrà una pedalata inclusiva organizzata da FIAB Fano Forbici, AGFI e Marche and Bike Tour Operator in collaborazione con diverse associazioni ed enti del territorio. Le persone con disabilità potranno vivere questa esperienza insieme agli accompagnatori salendo su delle biciclette a pedalata assistita. La passeggiata prevede anche la visita guidata al Museo del Furlo e all'Abbazia di San Vincenzo. Dopo pranzo invece si farà tappa nella Galleria Romana, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie e nella Diga. La bicicletta pedalata assistita e a guida posteriore è stata acquistata dalla GFI grazie alle donazioni ricevute dal crowdfunding della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano nell'ambito del progetto Facciamoci in Quattro. Si è conclusa a Fano la 17ª edizione del concorso regionale Crescere nella Cooperazione. 16 le classi che hanno partecipato all'iniziativa, la quale ha l'obiettivo di far imparare ai giovani come funziona una cooperativa attraverso progetti ideati su temi ambientalisti e animalisti. Sentiamo. Si è svolta la 17ª edizione del concorso regionale Crescere nella Cooperazione, promosso dalla Federazione Marchigiana delle BCC e rivolto alle scuole a partire dall'asilo fino alle superiori. Per l'iscrizione è stato necessario un bando di concorso, iniziativa che ha previsto una premiazione finale. Obiettivo? Imparare come funziona una cooperativa mettendo in pratica proprio il metodo cooperativo, ideando un progetto per ogni classe adeguato alla propria età, per poi realizzarlo insieme e descriverlo. Quest'anno a Fano hanno partecipato le elementari con le maestre Pie Venerini e Senigallia con Puccini, per le medie la Padalino e per le superiori il liceo artistico Nolfi Apolloni. Alle superiori con l'alternanza scuola-lavoro hanno lavorato per una cooperativa vera e propria. Il liceo Nolfi Apolloni infatti ha lavorato per la cooperativa Contatto, che gestisce la libreria Equilibri. I ragazzi sono andati nelle chiese di Fano a recuperare i ceri utilizzati e con una specifica tecnica imparata a scuola hanno realizzato dei pennarelli a cera. Hanno ideato la formula per realizzarli, la scatola e il packaging. Pennarelli venduti nella libreria al Chiostro delle Benedettine. Al centro delle tematiche scelte dalle scuole spiccano l'attenzione all'ambiente, agli animali e all'uomo, promuovendo la capacità di pensare il mondo circostante come riserva di bellezza, di conoscenza e di valori e non come oggetto di dominio. L'esperienza che fanno i ragazzi però è nel piccolo, però è anche l'importanza di portare avanti un discorso di cooperazione anche nell'ambito proprio economico e sociale. Quindi sicuramente è un esempio che però per noi è anche una realtà, perché lo stiamo facendo a Fano, qui a Senigallia. La cooperazione è un elemento fondamentale anche per la società
e per tutto quello che sono i valori dello stare insieme e del promuovere una crescita nel territorio economica, sociale, culturale. Siamo qui oggi alla scuola Puccini per premiare le 5 classi che hanno partecipato, 3 seconde e 2 terze, e siamo molto contenti perché la commissione di valutazione che si è riunita nei giorni scorsi ha valutato il loro progetto e ha deciso che tutte hanno ottenuto un giudizio di merito, quindi riceveranno una somma in denaro e sarà proprio la BCC di Fano a erogarla, perché come BCC li abbiamo sostenuti con una piccola cifra all'inizio e adesso li premiamo e siamo molto contenti del loro risultato. Lo scorso fine settimana a Coglia il Metauro è tornato il Festival di Primavera, due giornate di festa che hanno favorito la partecipazione di tante persone grazie agli hobbisti presenti e a tutte le associazioni che hanno collaborato. Novità di quest'anno il Colli Food, che ha servito ottimi piatti a pranzo e a cena. Il maltempo di domenica pomeriggio non ha fermato i momenti di spensieratezza, divertimento e convivialità che l'Associazione dei Colli e l'amministrazione comunale hanno fatto passare ai cittadini del territorio locale. Si tratta del Festival di Primavera, l'evento alle porte dell'estate che si è svolto il 3 e 4 giugno a Calcinelli di Colli al Metauro. Sin da sabato mattina, tanti gli hobbisti e le associazioni presenti su via Flaminia in piazza centrale che hanno vivacizzato le giornate di festa. Giochi e magia per i più piccoli, mentre per gli adulti intrattenimenti musicali e spettacoli, oltre agli stand di Colli Food con cibo per tutti i gusti. Domenica pomeriggio le premiazioni ai cittadini di Colli al Metauro che si sono distinti in vari settori, a livello nazionale o internazionale, oltre a quelle per la miglior vetrina e balcone. A premiare, oltre agli amministratori locali e regionali, anche l'onorevole Antonio Baldelli. Io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Colli al Metauro per l'invito, ma soprattutto voglio ringraziarla per l'organizzazione di questi momenti, di questi eventi che sono per l'appunto dei momenti di valorizzazione del territorio straordinario, e oggi alla promozione del territorio si è coniugata anche la solidarietà con la presenza del responsabile della protezione civile di Meldo, la città duramente colpita dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, e gli amministratori di Colli al Metauro hanno l'orgoglio di avere i loro scout, le loro guide come volontari a sostegno delle popolazioni dell'Emilia-Romagna. Un fine settimana importante per tutto il territorio locale, ha ricordato il sindaco Pietro Briganti. Sono due giornate importanti per un evento importante che solitamente richiama una grande quantità di persone che scendono quando la svolgiamo in primavera, proprio perché sono i primi eventi che ci sono sul territorio. Comunque, nonostante ciò, nonostante siamo arrivati in un periodo di estate, quasi estate, devo dire che c'è stato comunque movimento, soprattutto la serata di sabato, il sabato sera, e anche la domenica, nonostante le condizioni meteo, perché è iniziato a piovere, a fare brutto tempo nel primo pomeriggio, abbia un po' spezzato la giornata, devo dire che comunque c'è stato movimento. Antonio Locascio, direttamente da Canali 5, ha animato con la sua energia il pomeriggio di sabato, mentre domenica Gianluca Impastato di Colorado ha intrattenuto con il suo spettacolo tutti i presenti. Ma da buon sommelier il nostro vino com'era? Beh, un grandissimo vino, grandissimo, i vini delle Marche sono straordinari. Diciamo che io, il mio preferito è la Passerina. Una domenica tutta all'insegna della musica corale, quella che si prospetta domenica prossima, 11 giugno, alla Pinacoteca San Domenico, dove il coro polifonico malatestiano organizzerà un corso tra cori provenienti da tutta Italia per festeggiare il 50° anniversario dell'incontro internazionale polifonico. Quest'anno i cori vengono messi a confronto l'uno con l'altro. Che cosa significa questo? Significa che si vuole approfondire veramente la conoscenza del coro per rilevare i più bravi? Non è tanto mettere a confronto dei giovani e dei meno giovani in una gara spietata che decreti i vincitori, o direi piuttosto portare nelle forme di un concorso tutta una serie di espressioni culturali, musicali, corali,
che possano portare valore aggiunto alla coralità, alla musicalità, possano in effetti consentire poi al pubblico di apprezzare espressioni diverse che vengono da varie parti d'Italia. Quindi da questo punto di vista è una gara, certamente, ma una gara nello spirito dell'incontro internazionale polifonico che per 50 anni ha avuto la possibilità di offrire espressioni musicali provenienti da varie parti del mondo. 21 cori a livello nazionale converranno qui a Fano e esibiranno la loro bravura. Questo è un successo già ottenuto in partenza. Sì, il numero di iscritti ci dà già una certezza che abbiamo avuto una buona idea e che Fano è attrattiva. Pensiamo e speriamo che la giornata di domenica 11 sarà una giornata anche proprio bella per i fanesi, per le persone che verranno a ascoltare il concorso, ma anche per tutti i partecipanti, perché Fano è accogliente, offre un'ottima situazione anche organizzativa, perché è tutto vicino, tutto accogliente. Il luogo dove canteranno i cori è un luogo che sicuramente aiuta il canto, perché la Pinacoteca è un luogo dove si fa musica, dove si vede arte da tutte le parti, quindi siamo molto felici di partire in questo modo. Parliamo anche del concorso, come si svolgerà, a che ora inizierà e come saranno le varie tappe? Abbiamo 4 categorie, 3 si svolgono la mattina e 1 il pomeriggio, più il pomeriggio c'è un concerto finale di tutti i cori. Quindi le categorie della mattina, che iniziano alle 10, sono dei cori misti, dei cori femminili e dei cori giovanili, under 20. Poi c'è una piccola pausa perché la giuria deve decretare intanto i risultati di queste prime 3 categorie, una pausa pranzo. Nel pomeriggio alle 14.45 iniziano i gruppi vocali, cioè ensemble piccoli, e poi dalle 16 un concerto in cui ogni coro, per l'assegnazione del premio del pubblico, canta un brano e il pubblico potrà votare, quindi avremo il modo di avere anche un premio dato proprio dalle persone che sono ad ascoltare quel concerto. Alle 17.30 invece la premiazione di tutte le categorie e il termine del concorso. Il sindaco di Corinaldo, Gianni Aloisi, oggi ha festeggiato i 102 anni di Lina Alfonsi. Originaria di Montignano e figlia di genitori contadini, si è trasferita a Senigallia prima della guerra. La signora Lina, da sempre casalinga, ha condotto una vita molto tranquilla e regolare. Si è dedicata alla famiglia, marito camionista e 2 figli, volendo sempre al suo fianco parenti ed amici. Negli ultimi 20 anni ha vissuto in città prendendosi cura dell'orto, una famiglia la sua di longevi. I suoi genitori hanno vissuto sino all'età di 94 e 96 anni, la sorella 83enne è ancora solita viaggiare. Dall'alto dei suoi 102 anni e tanto da raccontare, la signora Lina è in buona salute e presto diverrà bisnonna. E in occasione della finale di Champions League che vedrà l'Inter scontrarsi con il Manchester City, sarà allestito un maxi schermo alla cooperativa Tre Ponti di Fano per vedere la partita, che avrà inizio alle ore 21. L'iniziativa, organizzata dall'Inter Club di Fano in collaborazione con la stessa cooperativa, prevede il ritrovo alle ore 19.30 per una cena in compagnia. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale su Giovani in Festival che si è svolto sabato scorso alla Rocca Malatestiana di Fano. Vi ricordiamo che la serata di domenica 4 a causa del maltempo è stata rinviata a sabato 24 giugno. Ed è tutto per questa edizione, l'appuntamento torna invece domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa. Buon proseguimento di serata su Fano TV.